Buonasera, mister. Buonasera. Con un modulo come il 352 ci si aspetta la spinta degli esterni, che è totalmente mancata. Come mai? Come mai? Bella domanda. Come mai? Perché non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. E quindi probabilmente Francesco Lavagna è un po' più terzino. C'è da dire che oggi Gianmario non è riuscito a essere efficace come è stato a Lecco, anche se comunque ha fatto 0-0 col suo dirimpettaio e nell'azione del gol l'unica volta che è riuscito a creare una superiorità sul suo lato, poi abbiamo trovato il gol. Però effettivamente sì, se si gioca così, da quel punto di vista i punti devono essere molto più incisivi, ma non dobbiamo focalizzarci solo su di loro. Il problema è che bisogna essere bravi anche a cercarsi la superiorità per permettere ai quinti di essere incisivi e noi l'abbiamo fatto troppo poco. Cisco, con questo modulo non funzionerebbe di più come quinto, essendo di fatto un esterno. Quanto l'ha fatto arrabbiare Cisco con il suo atteggiamento pigro e svogliato? La seconda domanda risponde alla prima. No, è facile, col senno di poi Cisco può fare anche può fare qualsiasi cosa con quelle doti atletiche. Non è che lui ha giocato cioè, in maniera pigra, è che quando si hanno le occasioni bisogna bruciare l'erba. Così troppo spesso non, cioè, gliene faccio una colpa, ma non a livello personale. Cioè, dobbiamo migliorare anche proprio sull'attenzione. Tante palle che Zigo magari ha spizzato che rimanevano lì e ci arrivavamo sempre un attimo in ritardo, troppe poche volte abbiamo fatto il riferimento davanti, quindi i centrocampisti non c'erano la giocata davanti. Se ho fatto il cambio è perché sicuramente non ero contento e quindi ho deciso per questo. I tifosi, e non solo loro, ora cominciano ad essere preoccupati. Cosa sente di dire loro, mister? Sento di dire loro che hanno ragione a essere preoccupati e arrabbiati. Questo non sono i risultati che si aspettano da questa squadra, che ci si aspetta da questa squadra, noi compresi. Sono venuto qua perché credo nella forza di questo gruppo, però i risultati assolutamente fanno schifo. E quindi finché non vedranno la squadra che cambia atteggiamento e cambia risultato, è giusto che siano preoccupati. Però noi abbiamo solo il lavoro e la dimostrazione del campo. Finché facciamo così, è normale che i tifosi siano preoccupati e arrabbiati. Niente di strano. L'astinenza degli attaccanti prosegue e anche oggi alcuni clamorosi errori sotto porta sono risultati decisivi. Cosa pensa al riguardo? Penso che all'interno di una gara che ci ha visto in qualche momento in difficoltà, contro una squadra che gioca da tanto tempo insieme, una squadra che ormai ha una sua identità ben definita e che chiaramente è sulle ali dell'entusiasmo, al contrario nostro che siamo sotto un treno a livello mentale. Poi ci sono gli episodi nella partita, a volte gli episodi da una partita che avresti dovuto perdere o pareggiare, la pareggi o la vinci, e oggi ci sono state un paio di occasioni, primo tempo e soprattutto quella un quarto d'ora dalla fine, se non mi sbaglio. Sono quegli episodi che possono cambiare la partita. È vero che loro hanno trovato la traversa, è vero però che l'abbiamo trovata anche noi, è vero che l'hanno trovata anche da dei tiri da lontano, che dovevamo essere più bravi, più aggressivi, cosa che non ci riesce mai, con Galuppini che ha queste doti balistiche, lo sapevamo benissimo. Quindi è normale che poi ci possiamo spaventare, però noi abbiamo avuto qualche occasione veramente nitida e purtroppo in questo momento non va dentro, quindi cercherò di lavorare sulla testa anche sotto questo aspetto. Spero di riuscirci a farlo meglio di adesso perché evidentemente, e quindi mi assumo la responsabilità di questo periodo, sono stato chiamato in causa perché credo che questa società vedesse delle problematiche magari nascoste sotto qualche episodio positivo che cambiava l'inerzia della gara, però evidentemente non ci sto riuscendo e quindi dovrò fare qualcosa di diverso.
Il cambio di mentalità auspicato non si è visto neppure oggi. Quali possono essere le cause? Come pensa di rimediare con un attacco che manca gol da due passi e una squadra che nel secondo tempo è stata surclassata dal Renate? Ma io conosco solo il lavoro come medicina, siamo lì 24 ore su 24, lavoriamo, non basta, non basta perché se i risultati sono questi non basta, quindi io ho la responsabilità di questa squadra, quindi io ci metto la faccia, io probabilmente sono il primo responsabile di questa situazione, cercherò di trovare, di fare qualcosa di diverso perché evidentemente quello che ho fatto fino ad oggi non ha cambiato la situazione, anzi, il campo sta dicendo che non riusciamo neanche a trovare quegli episodi positivi che ci potrebbero dare una mano, quindi cercherò di continuare a pensare e trovare le soluzioni perché, ripeto, io devo lavorare a prescindere da quelli che sono i risultati che, ripeto, devono fare arrabbiare, preoccupare perché fanno schifo. Però non conosco altra medicina se non il lavoro, quindi se prima ci stavo 23 ore e mezza ce ne starò 24, però dobbiamo fare un salto di qualità perché così non